Buongiorno, oggi volevo cogliere l'opportunità di questa bellissima giornata di sole. No, non c'è il sole oggi. Almeno a livello meteorologico sembra non esserci. Dove possiamo trovare il sole quando il sole non c'è? Ebbene sì, lo puoi trovare dentro di te. Ciascuno di noi può trovare il sole dentro di sé. E il nostro sole è connesso proprio con quella che è la tua scintilla divina. Quindi, oggi facciamo un bel gioco, un bel esperimento. Andiamo a risvegliare il sole approfittando di questa giornata, che sembra proprio essere lontana dall'essere una giornata di sole. Questo risveglio del sole, lo faccio in onore di tutte le persone con cui ho parlato in questi giorni e che comunque mi facevano capire che non erano proprio contente del tempo che sentivano all'esterno di loro. Quando tu hai il sole dentro, in realtà, puoi vivere una giornata di sole anche quando il sole apparentemente non c'è. Hai voglia di fare questo esperimento con me? Molto bene. Allora, la prima cosa che ti chiedo di fare è di fare un bel respiro e di chiudere i tuoi occhi. Molto bene. Io intanto attivo un brano musicale. Tu continua a respirare e permettiti proprio di rilassarti. Molto bene. Rilassati e lascia andare. Senti proprio come puoi sentirti a tuo agio proprio mentre ti rilassi. Respira. Molto bene. Mentre respiri e lasci andare, cominci a sentire che il tuo corpo si attiva. Il tuo corpo si attiva e potresti sentire alcune parti del tuo corpo che cominciano a vibrare o a formicolare. Mentre fai questa esperienza, semplicemente connettiti con la madre terra, con delle belle radici, proprio come se fosse un albero, lasciale scendere. Lasciale scendere giù, giù, giù in profondità. E senti come la terra inizia a nutrirti. Goditi questa sensazione. Goditi la sensazione proprio di ricevere questa energia che la madre terra ti sta inviando. E apriti anche a ricevere l'energia della fonte. Mentre la fonte si connette con te, semplicemente ti rilassi ancora e ancora. E accogli la luce che la terra e la fonte ti stanno inviando. E senti proprio come il tuo cuore, ricevendole entrambe, inizia a vibrare.
a vibrare e ad espandersi, creando un campo d'amore in cui ti senti protetto e al sicuro. Fai un altro bel respiro profondo e ora, permettiti di arrivare nel punto dove si trova il tuo plesso solare, il tuo sole interiore. Potresti, portando l'attenzione lì, sentire come si sente quel punto del tuo corpo, del tuo campo energetico. E semplicemente lascia che l'energia della fonte lo nutra. L'energia della fonte, per arrivare a nutrire il tuo sole interiore, passa attraverso tutti i centri energetici superiori e prima di arrivare al tuo plesso solare, attraversa il cuore. Se fai attenzione, è proprio lì, nel tuo cuore, che ha sede la tua scintilla divina. Se porti l'attenzione al tuo cuore, puoi sentire che, dando il passaggio, dando il permesso all'energia divina di passare nel tuo cuore, la tua scintilla si accende. Puoi arrivare anche a sentirla fisicamente dentro di te. Lascia che l'energia, la luce della fonte, grazie alla tua scintilla divina, si diriga copiosa verso il tuo plesso solare. E qui cosa accade? Accade che il tuo plesso solare inizia a vibrare e ad espandersi sempre di più, sempre di più. Puoi sentire questo tuo sole interiore che si risveglia. Potresti addirittura arrivare a vederlo, questo bel sole giallo, vibrante. Questo sole giallo e vibrante che è la sede del tuo potere personale. Che ora si è attivato, si è espanso, vibra. Prima non riuscivi neanche a sentirlo, ora lo senti vivo e attivo dentro di te. Che cos'è accaduto?
semplicemente. Tu ti sei permesso di connettere la tua parte umana, rappresentata dal tuo plesso solare, che fa parte dei centri energetici connessi alla parte materiale, alla terra. La tua parte energetica ha iniziato a vibrare e ad espandersi quando si è connessa al tuo divino, la tua scintilla divina. Ebbene, questo cosa vuol dire? Che quando tu sei connesso alla tua scintilla divina, tu vibri di luce, tu stesso sei il sole. Quando tu sei connesso alla tua scintilla divina, tu ti dai il permesso di vibrare la tua autenticità. Ti dai il permesso di essere veramente te stesso e di esprimerti per quello che sei. E solo così, solo esprimendo veramente la tua luce, la tua essenza, il tuo divino qui sulla terra, puoi veramente brillare come un sole e sentire il sole brillare in te anche nelle giornate di pioggia. Mantieni questo sole acceso e vibrante. Rimani connesso con te stesso e con il tuo divino. Bene. Com'è andata? Spero che tu abbia potuto sentire ben presente il tuo sole interiore. E permettiti di utilizzare questo esercizio anche nei prossimi giorni. In realtà lo puoi fare anche molto più velocemente di come l'abbiamo fatto questa prima volta. Puoi riascoltare la meditazione, puoi ricordartelo, tanto è molto molto semplice. E quando lo fai, sentirai che il tuo sole si attiva. Quindi goditi questa meditazione e se hai piacere di farmi qualche domanda oppure di commentare quella che è stata la tua esperienza, condividerla, allora ti invito a mettere un commento così che io possa risponderti. Ti ringrazio per il tuo tempo. E ti auguro una giornata veramente piena di sole. Ciao!